Spera, grande parata di Ciacconi, ancora Ciacconi, impresa, ovazione per lui, bravo Stefano. Gara imprevedibilmente accesa, Vialli fermato, Matteoli, poi Giannini, insistono per gli argentini, Battista, Ruggeri, Tricella, Ruggeri per Brown, taglia Brown, anche gli argentini sono stanchi, 3 minuti al termine, 2-1 per noi. Il pubblico si rende conto della difficoltà dei nostri giocatori e urla il proprio incoraggiamento. Serena, palla ancora fuori, nostra. Serena, fermato da Garré. Ecco il nuovo entrato Caviggia. Caviggia va via bene, poi da Pasculli lo ferma Ferrara, ma la palla è ancora per gli argentini, esce Ferrara. Giannini si propone, Tricella, palla buona, Vialli, porta vuota, Vialli, tiro, gol di Vialli, Gianluca Vialli, sistema tutto ancora con una grande azione personale, 43esimo del secondo tempo, Vialli e siamo sul 3-1, rivediamo, esce alla disperata Coicoecea, tenta di bloccare la palla, lo salta Vialli, converge, la porta è vuota, tiro, gol, 3-1. Indescrivibile l'entusiasmo tra i nostri connazionali mentre rivediamo la travolgente azione di Vialli che mette nella porta ormai guarnita. Siamo sul 3-1 e vedete l'entusiasmo dei nostri sostenitori. Attenzione, l'Argentina ancora in avanti e Tacconi nuovamente spara sulla conclusione violenta effettuata da Dertizia. Intanto c'è Bagni che chiede la sostituzione, Matteoli che tiene la palla, la affida Giannini, gran coro degli emigranti italiani. Giannini perde la palla, va ancora Dertizia. De Agostini butta il più lontano possibile e francamente non si può comprendere. È stato un secondo tempo veramente sofferto dai nostri. Ecco Bagni che va con qualche attimo di anticipo agli spogliatoi e al suo posto entra Dossena. Palla ancora presso la porta di Tacconi, alzata da Pasculli. Angolo. Siamo oltre il 90esimo minuto. È uscito anche Bagni e c'è ora la fascia di capitano di Vialli. Ancora Tacconi, palla fuori, Matteoli. Abbiamo la possibilità del contropiede, il pallone è ancora per Vialli. Vialli. Un dribbling. Colpo di tacco per Giannini che però viene anticipato, inesauribile Vialli con queste sue dirompenti galoppate, con l'Argentina tutta proiettata in avanti, ora ancora generosamente gli argentini, tempo scaduto, palla per Garré, ora per Battista che va alla conclusione, c'è una deviazione, Tacconi, impresa su Dertizia. 46 minuti abbondanti di gioco, preme la nostra panchina,
La palla è per Tricella, viene anticipato, ma c'è De Napoli che scaraventa ancora in avanti. Si attende solo il fischio finale del signor Chiniu. Si finisce sul 3-1 a favore della nazionale italiana, ma gli argentini, vedete, ancora indomitamente vengono in avanti. Il colpo di testa è stato di Tricella, la palla che termina in fallo laterale. Maradona. Garré. Cucciuffo, Batista. Garré. Maradona. Triangolo, palla in mezzo, ancora difendono bene i nostri, e la palla è per Giannini, nuova fuga di Vialli, ma su questa azione c'è il fischio finale. Esultano i nostri, è stata una partita giocata molto bene dalle due nazionali di Italia ed Argentina. Abbiamo la grande soddisfazione di chiuderla sul nostro vantaggio di 3-1. Vi ricordo le marcature. Nel corso del primo tempo, al 25esimo De Napoli 1-0, al 32esimo Vialli con tocco finale di Garré, e siamo andati a riposo sul 2-0 a nostro favore, un 2-0 pienamente meritato, perché se...